abbiamo una morale, un'educazione, però ce la state facendo perdere, questo è il risultato. Che la montagna è rimasta in mutande, diciamo così. La montagna è rimasta in mutande, guardi, le dico solo una cosa, sul sostegno di dicembre, lei non ci crederà, ma i soldi li hanno presi gli stabilimenti balneari, perché andando a vedere i fatturati di aprile, dove la montagna è chiusa, aprile 2019, non ha fatturato la montagna, ha fatturato qualche struttura al mare. Quindi la montagna ha fatturato zero, 2019 zero, 2020. A dicembre, che è il mese in cui lavora, ha preso zero, zero, zero e porto zero. Maurizio Altamura, della cucina di Altamura a Varese. Un'attività fiorente, pre-pandemia faceva tra le 1300 e le 1500 persone al giorno. Oggi ne siamo a 70. E il personale? Il personale si è decimato, siamo passati da 26 a 13. Ragionando in termini economici, se svuoti il sabbadanaio, poi non troverai più niente. E quando il sabbadanaio è vuoto non puoi mangiare. E quando non puoi mangiare sei obbligato a protestare e a fare azioni che non vanno a favore della normalità. Martedì è stato palese l'esplosione di rabbia dei nostri colleghi. Sono tutte persone bravissime, parte di loro li conosciamo, ma siamo arrivati allo stremo. Mi occupo di export del settore agroalimentare. Io oggettivamente lavoro al 30% forse di quello che era il mio lavoro originario. L'Italia è fatta di piccole e medie imprese, per come sono stati destinati quei fondi, le piccole e medie imprese non vedranno un centesimo. E questo è un danno, questo è un enorme danno. Insomma, il futuro. Qualcuno si è dato voce in Camera dei Deputati, qualcuno si è ascoltato, ha iniziato a nominare se non altro il comparto webbing, che non sapevano neanche che cosa significasse. E in realtà ad oggi la richiesta più specifica nostra è quella della riapertura. 1,5 milioni di euro di fatturato, avremo forse 35.000 euro di ristoro, quindi capite bene che non sono cifre di cui si può parlare. Vi chiedo un grande applauso per Sandra Milo. Cioè io sono un lavoratore autonomo e quindi